fanno ascoltare la loro musica in giro per le piazze, le strade e non solo, proponendo un pop italiano che mescola diverse sonorità, alternando parti cantate a parti rap. Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani, hanno portato la loro musica in giro per l'Italia, anche nel sociale, trasmettendo la loro vitalità ed energia a chi li ascolta. Loro sono i 4J Music. Simone e Antonio, questa mattina avete incantato la piazza di Fano, voi siete gruppo 4J, da dove venite? Siamo marchigiani, veniamo esattamente da Castelfidardo e da Osimo. In questo periodo stiamo girando un po' le Marche, ma facciamo busking un po' in tutta Italia e adesso vogliamo stare un po' nella nostra terra marchigiana per un po'. È la prima volta che venite a Fano? No, è la seconda volta che veniamo a Fano, ma ci torniamo sempre con molto piacere perché si tratta di una piazza veramente bella che apprezza la musica e poi questa forma d'arte, insomma, d'arte di strada, è bello stare qui a Fano. Ecco, ma raccontateci un po' di voi, da dove siete partiti? Noi nasciamo dalla strada perché comunque abbiamo sempre fatto busking, poi diciamo che sono successe delle cose belle, nel senso che dall'esperienza che abbiamo avuto di Sanremo, con Aria Sanremo, sono successe un po' di cose. Abbiamo fatto, diciamo, un tour nazionale che si chiama Resilienza Tour, gestito da Life for Music con la direzione artistica di Marco Vanni, e abbiamo portato un po' la musica nel sociale, quindi abbiamo cercato di aiutare un po' delle diverse cose, diciamo diverse realtà sociali. Poi da lì abbiamo scritto un po' diversi brani, l'ultimo che abbiamo scritto è appunto questo brano che si chiama Sanremo, che è un brano che abbiamo dedicato proprio al festival e alla città di Sanremo, e proprio in questi giorni, insomma, lo stiamo facendo un po' circolare visto che c'è il festival, ecco. E a proposito di festival, che cosa pensate? Grazie di questa bella domanda. Allora, diciamo che per quanto mi riguarda ti do una doppia risposta, una risposta personale: Sanremo per ogni artista rappresenta un po' l'icona della musica, quindi comunque massimo rispetto per questo festival da cui è nata la musica italiana. Se ti devo dire la verità, in questo momento non mi rispecchia molto Sanremo, perché non condivido molto un po' lo stile, i temi che vengono trattati. Diciamo che è concepito un progresso, ma secondo me in questo momento per alcune cose non siamo proprio in linea. Resta sempre Sanremo, quindi comunque ho massima stima, insomma, di questo festival. Ecco. Vogliamo sapere anche le canzoni che proponete oltre brani inediti. Diciamo che nel nostro spettacolo cerchiamo di dare un tributo un po' alla musica italiana e quindi il nostro must è comunque quello di far ballare, portare il sole, portare l'energia in strada. Poi in mezzo comunque raccontiamo anche un po' di noi attraverso i nostri brani. Ecco. Uno dei nostri brani che, diciamo, facciamo sempre si chiama Siamo Eternità. Poi abbiamo fatto altri brani che possiamo dire, per esempio, uno che ha descritto il nostro tour scorso è Questo Viaggio. Questo viaggio racconta proprio del Resilienza Tour, in cui abbiamo raccontato un po' la dimensione della strada, ecco, del viaggio, della difficoltà, della musica cruda, ecco, che si respira così. Abbiamo fatto altri brani sociali, per esempio Voglio Viverti è un brano importante che racconta la storia di un ragazzo disabile, un ragazzo malato di sclerosi multipla che si chiama Matteo Gamerro, che ha attraversato l'Italia portato sulla sedia a rotelle. Noi abbiamo fatto questa colonna sonora ed è diventato un tour nazionale. Ne abbiamo fatte diverse, insomma, dai, e continuiamo a farle, siamo felici di questo, ecco. Ecco, allora fateci ascoltare un bel brano. Come no? Che facciamo, Tony? Che facciamo? Siamo eternità. Siamo eternità.